Siamo a Villadino, nel cuore della Pianica Antica, con Sandro Lombardi, il nuovo direttore di WIDEX Italia. Dottor Lombardi, in occasione di questo evento scientifico che avete organizzato probabilmente anche per i 60 anni di attività della vostra azienda, si è parlato di neuroplasticità, si è parlato di acufeni. Quali sono, a suo parere, le nuove frontiere che anche un'azienda fabbricante di apparecchi acustici deve considerare? Ma innanzitutto buongiorno e grazie per l'accoglienza. Ma cosa dire? Diciamo che per noi è estremamente importante, sono estremamente importanti giornate come queste, perché dare un contenuto scientifico di alto livello e poterlo così mettere a disposizione di persone che poi tutti i giorni hanno a che fare con pazienti, con problematiche particolari proprio come quella dell'acufene, crediamo sia estremamente importante. Perché abbiamo capito proprio grazie alle presentazioni di oggi che l'acufene è un qualche cosa che va al di là del semplice fischio nell'orecchio, ma c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di più profondo, c'è qualcosa di scientificamente anche provato. E crediamo appunto che persone di calibro come quelle che ci hanno accompagnato nella giornata di oggi possano dare molto ai nostri clienti che giornalmente poi si trovano a contatto con pazienti con delle problematiche di acufeni che abbiamo visto spesso e volentieri viaggiano insieme a questioni legate ad ansia, stress, panico, eccetera, eccetera. Quindi tanta scienza a servizio di chi poi tutti i giorni vede pazienti con problematiche particolari. La maggior parte dei presenti a questo convegno sono ovviamente audioprotesisti. Lei ritiene quindi che una missione anche di un'azienda come la vostra possa essere quella di formare gli operatori del settore anche in una visione multidisciplinare come può essere quella che viene proposta oggi? Io sono sicuro che questa sia la strada, perché abbiamo proprio imparato stamattina che questa visione olistica multidisciplinare è forse la frontiera presente, ma la frontiera futura di un approccio appunto multidisciplinare ad una problematica come quella del paziente acufenico. E quindi l'audioprotesista deve necessariamente confrontarsi con professionisti del settore con i quali lavorare fianco a fianco per costruire un percorso terapeutico dedicato ad ogni singolo paziente, perché comunque ogni singolo paziente va trattato in una maniera particolare, quindi assolutamente sì. Lei, dottor Lombardi, è stato investito dell'incarico di direttore generale di questo marchio da pochi mesi in realtà, quindi questo è un po' il suo debutto dal punto di vista del pubblico, insomma. Certo. Qual è la sua esperienza culturale, professionale precedente e cosa crede di voler portare dalla sua esperienza passata in questa nuova attività? Sì. Grazie, una bella domanda, grazie. Ma allora, sì, innanzitutto sono pochi mesi che sono in azienda e per me questo è un mondo nuovo nel particolare. A livello generale io sono più di 30 anni che mi occupo di dispositivi medici, quindi comunque nel mondo del dispositivo medico ci sono nato più di 30 anni fa, però mi sono sempre occupato di dispositivi medici ad uso ospedaliero, ad uso chirurgico in particolare, per vari distretti del corpo umano. Quindi la conoscenza del dispositivo medico è una cosa che ho, perché comunque ho sempre trattato, viceversa la conoscenza del dispositivo medico protesico e quindi del mercato legato al dispositivo medico per gli audioprotesisti è una cosa nuova. E questo mi è di molto stimolo, è una cosa che mi sta dando veramente una nuova gioventù, perché è una cosa diversa, una cosa nuova, e sicuramente quello che sto facendo, vorrò fare e cercherò di fare è mettere a disposizione di WIDEX la mia esperienza, che ancorché non è specifica nel campo dell'udito, delle protesi acustiche, comunque a livello generale un'esperienza aziendale molto variegata a diversi livelli, con esperienze anche all'estero, e quindi credo che questo mi possa aiutare in una visione più ampia e quindi nel portare qualche cosa di nuovo anche all'interno di WIDEX. Un'ultima battuta sul mercato audioprotesico italiano. Una caratteristica della vostra azienda è quella di lavorare in particolare con audioprotesisti indipendenti, quindi che in Italia sono molti e piccoli, e devono comunque contrastare un mercato dinamico, fatto anche di grandi catene. Qual è
la sua idea di approccio a questo tipo di mercato, sia dal suo punto di vista di direttore di un marchio, sia come consiglio, insomma, ai tecnici sul territorio? Allora, sì, in verità credo di poter dire che siamo rimasti gli ultimi o quasi gli ultimi sul mercato a presidiare l'audioprotesista indipendente e a dargli un prodotto, un servizio, un marchio, una qualità senza fargli poi diciamo concorrenza con dei marchi alternativi o con catene di retail più o meno legate a marchi di produzione come il nostro. Ed è questa è una cosa tipica in Italia, perché io so che Widex all'estero in alcuni paesi ha delle catene di retail. Noi vogliamo continuare a rimanere vicini all'audioprotesista indipendente, questa è la nostra missione, questo è quello che in Italia vogliamo fare e vogliamo continuare a fare. E quindi credo che questo possa dare anche un minimo, non voglio dire di sollievo, ma dire qualcosa anche agli audioprotesisti indipendenti che tante volte si vedono non abbandonati ma forse accerchiati. Bene, grazie della disponibilità, grazie, e buon lavoro. Grazie mille, altrettanto.